Ecco, questa sera noi presenteremo, attraverso prima di tutto la dottoressa Catella, che è la coordinatrice del Collegio Pio X, e poi i vari referenti, presenteremo un po' l'offerta formativa per il prossimo anno scolastico 2022-23, e ci saranno delle novità importanti. I nostri ragazzi già hanno cominciato forse a sentire, avranno altre occasioni poi quando faranno visita alle classi a seconda dell'indirizzo che pensano vorrebbero un po' scegliere, quindi ci saranno altre occasioni, ci saranno. I ragazzi di terza media sono reduci la settimana scorsa di 2 giorni che hanno fatto il cavallino sull'orientamento, 2 giornate belle, ho sentito buoni riscontri da parte di alcuni insegnanti, i ragazzi sono qui a casa contenti, una bella esperienza. Come è stata bella, ecco, quella dei ragazzi, delle ragazze di prima superiore all'inizio dell'anno scolastico, in settembre, che sono andati ad Asiago in una casa per fare 2 giorni anche qui di esperienza insieme, di inizio della scuola attraverso questa condivisione. E ci sarà presentato, come dicevo, l'offerta formativa nella quale, come ampliamente o sinteticamente vi sarà esposto, prevede anche delle novità per il prossimo anno. Mi accenno solo di sfuggita una, quella per il liceo classico con indirizzo un'opzione biomedica, eventualmente anche per lo scientifico, il proseguimento poi nelle scienze applicate della robotica, e molti alle medie sono iscritti al percorsi attivamente, quindi abbiamo pensato che fosse un congeniale questo. E poi però la vera novità che presenteremo con l'offerta formativa, vedrete, è un nuovo istituto che intendiamo aprire il prossimo anno, l'Istituto Finanza, Marketing, Amministrazione. In genere si dice istituto tecnico, però è un istituto che noi presentiamo e intendiamo istituire come una scelta di valore e non come un ripiegamento. Ecco, qualcosa di minore, anche perché questi tipi di istituti hanno anche parecchie materie, e in ogni caso vedrete nel prospetto che vi sarà illustrato la ricchezza di questo nuovo istituto. Ecco, come sempre, la scuola deve cercare anche di promuovere iniziative nuove, istituti nuovi. Noi ci orientiamo per il prossimo anno con questo, ecco, istituto. Bene, allora buona serata a tutti. Io do subito la parola alla dottoressa Catella, che ringrazio, ecco, ancora per aver accettato questo incarico di coordinare un po' tutto il Pio X, dall'infanzia primaria ai licei international. E a lei, professoressa, la parola. Grazie Rettore, intanto buongiorno a tutti, anche quelli a casa, e soprattutto perché magari qualcuno di loro mi conoscono, ci siamo incrociati negli anni passati nelle aule e nelle riunioni della primaria. Per chi non mi conosce, appunto sono Laura Catella, sì, la coordinatrice didattica di questo collegio. Ecco, il compito che mi è stato affidato quest'anno è quello di coordinare tutta la proposta educativa e formativa della scuola, dalla sezione primavera alle superiori. Ecco, alla base della nostra scuola c'è infatti un progetto educativo unitario e coerente che va dai 2 ai 19 anni. Siamo una realtà abbastanza unica da questa prospettiva. C'è un'unica visione del futuro che immaginiamo e che desideriamo per i nostri ragazzi, grandi o piccoli che siano. Questo progetto formativo nasce dal desiderio di promuovere le potenzialità di ogni giovane e di accompagnarlo a diventare una donna e un uomo originali e realizzati, capace di dare senso alla varietà delle esperienze, delle informazioni, delle mille connessioni in cui siamo immersi, in grado soprattutto di gestire il suo tempo da protagonista. È una proposta di crescita di persone libere, eticamente fondate, in grado di riconoscere ed esprimere i propri talenti, sempre più autonomi e capaci di compiere scelte responsabili, felici anche di giocare comunque la propria vita nelle sfide del mondo.
L'attenzione alle diverse fasi della crescita, ognuna importante in sé, ma anche preparazione di quelle successive, la cura per i momenti di passaggio, il rispetto delle originalità di ognuno, si concretizzano in percorsi didattici originali e qualificati, in equilibrio tra tradizione e innovazione. Nell'ottica di favorire lo sviluppo dei talenti di ogni studente, il Collegio Pio X ha predisposto quindi, come diceva il Rettore, un'offerta didattica flessibile e variegata, adeguandola e diversificandola per ogni età, che permetta agli studenti di indirizzarsi verso percorsi di studio altamente qualificati e personalizzati. Per le ragazze e i ragazzi di età della scuola superiore abbiamo predisposto un'offerta formativa particolarmente ampia, sfruttando al massimo nella predisposizione dei curricula di studio le possibilità concesse in realtà dalla legge sull'autonomia, ricercando l'innovazione sul piano delle metodologie didattiche e la flessibilità dell'organizzazione. Tutti i percorsi, nel rispetto della loro specificità e identità, consentono di coniugare la solidità della scuola italiana con i suoi elevati standard formativi e le migliori esperienze internazionali. Ecco, la proposta formativa per la scuola superiore è composta da 7 indirizzi di liceo, dal Pio X International e dal nuovo istituto Amministrazione Finanza Marketing. Licei, 7, intesi come liceo classico, come accennava il Rettore, 2 percorsi, arte e biomedico, poi verrà spiegato dai referenti, liceo scientifico di ordinamento e delle scienze applicate, il liceo linguistico europeo con 3 indirizzi, moderno, giuridico-economico, artistico-letterario. Sono organizzati licei per classi cosiddette disciplinari, ovvero articolate anche in gruppi variabili di studenti, in funzione dell'indirizzo scelto, delle materie seguite e degli obiettivi di apprendimento posti. Pio X International è una scuola di 4 anni, articolata in 2 bienni completamente in lingua inglese. Al termine di entrambi i bienni vengono conseguite le certificazioni di 2 istituti internazionali riconosciuti dalle più prestigiose università italiane e straniere. E a seconda delle materie scelte è possibile ottenere anche l'equipollenza dei licei italiani. Questa è la novità, l'Istituto Amministrazione Finanza Marketing, che vi presenteremo fra pochissimo nelle linee fondamentali, la nuova proposta del Collegio Pio X per favorire l'orientamento, per valorizzare la diversità dei modelli di apprendimento, per portare il mondo esterno e il sistema impresa in classe, per aprire nuovi spazi di professionalità qualificate. È un indirizzo di studio che si inserisce nel solco della tradizione storica del collegio e che era attivo fino ai primi anni del nuovo millennio. Ora, fortemente richiesto sia dal mondo della scuola che dal mondo imprenditoriale, viene riproposto in una veste metodologica e didattica completamente aggiornata. In aggiunta, e termino, e ad integrazione direi anche dei percorsi curricolari, vengono proposte ogni anno diverse opzioni linguistiche e un'ampia gamma di percorsi formativi integrativi PCTO a scelta dello studente. Ecco, questa organizzazione variegata, proprio specifica del nostro istituto, oltre ad offrire la possibilità ad ogni studente di scegliere il percorso ritenuto inizialmente più affine, permette in realtà un notevole grado di orientamento in itinere, con la possibilità di verificare, se opportuno, di poter variare la propria scelta, anche a percorso inaltrato, quindi dà una infinita possibilità di personalizzare anche il proprio percorso in itinere. Arrivederci.